Buon pomeriggio, siamo live! Incredibile! Astrobots! Astrobots! Chissà il volume, se va bene della mia voce, dovrebbe. Lo spero. Mi piace molto il microfono così. Tutto storto. Allora, che stavamo a fa'? Avevo iniziato la galassia Calameonte. Sì, esattamente. Ah, dovevamo trovare il livello bonus. E l'avevamo trovato, dobbiamo solo ritornarci. Di questo qui. Allora, io ho bisogno di capire il microfono come metterlo, perché non mi piace così. Io tornerei a tenerlo come era sempre stato, ovvero così. Così secondo me è perfetto. Faccio così, me lo metto davanti. Lo giro. Oddio, come lo giro? Posso. Me lo tengo così. Vorrei avere un feedback, non ce l'ho. E quindi proseguiamo. Spero però che funzioni tutto egregiamente come dovrebbe. Volevo fare una figata, ma non ci sono riuscito. Va bene. A new follower. Hell yeah. Sarà una speedrun questa. Dobbiamo tornare alla fine del livello.
Prismatic Queen, grazie per il follow, benvenuta. Suppongo. Oddio. Oddio. Ma scusa, ma... Ah, che stupido, li posso uccidere in forma di palletta. Idiota. Allora, devo abbassare un pochino il mio volume però, perché è veramente troppo alto. Il mio personale. Proviamo così. Ah, così è perfetto. No! Sbagliato. Sono distratto. Visto? Per un attimo mi si è spento tutto quanto. Mi si è spento proprio il monitor. The fuck? Stiamo scherzando? Oh, scheda d'acquisizione nuova, eh? Facciamo scherzi. Ammazza che speedrun che ho fatto. Era qui? Sì, che era qui. Let's go! Cosa che non va con la scheda d'acquisizione? Sta infastidendo questa cosa. Allora, tirare avanti. Vai. Ok, un livello nella neve. Un altro. La gallina.
lo immaginavo. Allora, qui abbiamo 5 bottini e 2 pezzi di puzzle. Lo sapevo. Qui c'è un robottino. Robottino nascosto. Da salvare. Ah, ok. Ok. Aia, che pezza. Eccolo qui. Ah, per la prima volta possiamo provare la modalità fotografica nei livelli. Mi stanno chiamando, incredibile. Eccomi. Dicevo, proviamo per la prima volta
la modalità fotografica, magari quando succede qualcosa di figo, tipo adesso, bellissimo. Ok. Amici belli, ci toccherà rifare tutti i livelli. Tutti. Quelli precedenti. Graffitaro magico. Quei disegni prendono davvero vita. Questo è del gioco, quello col pennello, ma non ci ho giocato. Ah, non si rompe qua? Porco Dinch, è esploso tutto. Unexpected. Eeeh, ciao Let's. Buon pomeriggio. Come va? No, pensavo di essere passato. Dio, questo corre. Che scemo che sono. Sono stupido. C'è qualcosa che non va. Aspettate, provo a disattivare e riattivare la scheda video, perché mi si sta fottendo tutto. Non so quale sia il problema, ma è veramente fastidioso, cazzo. L'ho appena comprata. Non benissimo, Let's. Ti dico, devo dire la verità. C'ho un dolore. Mi è venuto un dolore qua dietro alla spalla. E non riesco a stare bene dritto e mi... Non sto benissimo. Ah, devo attirarlo, dai.
Ma quel bottino ha il visore VR, è bellissimo. No. No. A parte che... Come ci arrivo qua sotto? Sopravvissuta al wormhole. 3 miliardi di anni lontana da casa. E chi è? Non ho proprio idea. Come faccio ad andare qua sotto? Ah, certo. Non serve andare sotto. No, che errore! No! Ah, oddio, pensavo che si fosse bloccato così. Ok, due. Che paura. No, sono caduto. Sono caduto nel vuoto siderale. Let's. Piccolo quesito per te. Com'è l'audio e com'è la mia voce? Ma che è sto rumore? Oh no. Ma è Nack. Reperto vivente. Ne uscirai a pezzi. Questo lo riconosco. Ah. Distratto. Ok. Very nice, very good. Prossimo livello. Allora, iniziamo a sbloccare pure le cose secondarie, già che ci siamo, così... Se compaiono, che tanto sicuramente ci saranno le cose secondarie. Eccole. Oh, i livelli quadrato. Allora, che ci abbiamo? Di bolla in bolla e... Facciamo di bolla in bolla. Buongiorno ragazzi pinguini.
No, livello sottomarino no. C'è anche qui. Non mi piace. Mi fa cagare, il livello sottomarino mi fa cagare. Ma perché? Che potere mi dai? Pinguino mi fa nuotare rapido. Devo starnutire. Accidenti. Mi fa solo nuotare rapido il pinguino? Fuori dall'acqua il pinguino non serve letteralmente a niente. Ah, lì ci sono delle cose però. Fermi tutti. Fermi tutti. Ah, vedi, mi fa fare i super salti. Mi fa fare i super salti, però non c'è niente da prendere, credo lì. Con la maschera. Con la maschera da sub. Scimmietta. Ti ho fatto cadere la canna. Ah, ne ha un'altra. Ma scusa, la scheda d'acquisizione è bloccata e non mi dice niente a nessuno. Mi sono fatto tutto il livello a cazzo? Comunque c'è qualcosa che non va, perché continua a dare problemi. C'è qualcosa che non va. Scusa, non c'è modo di ucciderlo questo? Vabbè. Lo prenderò tipo ostacolo allora. Non può far così. Che cazzo succede alla scheda d'acquisizione? Thank you.
Che cazzo sta succedendo? Perché fa così? Puttana Eva. Oddio. Sono un po' perso, devo dire la verità. Mi fa cagare questo livello. Che fa così. Qual è il problema? Ma che cazzo dici, coglione? Vabbè, questo è perché sto usando la scheda d'acquisizione. Porco... Le simiette. Ah, lì c'è un bottino, fermi tutti. No, stardo. Quanto è rapido però. No, bastardo.
se sto sott'acqua non mi vede. Ok, mi sono perso due robottini. Chissà dove. Sì, ma guarda quanto è profondo. Non si capisce una sega. Carino. Senza senso, è di un fastidioso unico che mi si disattivi così la scheda. Capisco qual è il problema. Non capisco perché fa così. Compagno di forma felina, pronto a seguire il padrone con miaustria. Miau. È un... di Monster Hunter? Questo serve a tornare su rapidamente. Ma non è quello che voglio fare. Sì, ma quelli prima dove sono? Pa-pa-pa-ra-pa-pa. E la bitch. Merda. Dai. Ho tentato di smettere di giocare. Mi sta dando fastidio porco questa cosa. Sta veramente dando super fastidio. Che non so da cosa dipende, mi fotte il cervello. Cioè non può essere un problema di HDMI. È impossibile, l'ho sempre usato. Ma può essere la scheda d'acquisizione, cazzo, l'ho appena comprata. Thank you.
Quello? Io come faccio ad aver mancato tutte queste cose? Scusami. Allora, qua ci sono stato, là ci sono stato. Cioè, qui è pieno di questi vulcanetti. Eccone un altro. Eliminiamo magari questi nemici infidi. Ci siamo rimessi in carreggiata, va. Ma devo riuscire a prendere questo nel momento corretto. Ora. Ah! No, dai. Ok. Là ci sono stato. Credo di aver visto, cioè di aver fatto più o meno tutto. Aspetta, lì non ci sono andato. Ok. Questi li abbiamo presi tutti, perfetto. Che mi manca? Mi mancano due robottini e basta. E io a questo punto suppongo. Quello cos'è? Un pesce? A questo punto io suppongo che i due robottini stiano lì, cioè più avanti. Che errore che ho commesso.
Ci manca un solo robottino e non ho idea di dove potrebbe essere. Ah, lì. Aspetta, lì ci voglio andare anch'io. Lì ci siamo stati. E basta, è rimasto lì. Andiamo a fare il salto del delfino. Qua? Cazzo, è difficile. Di cerchio in cerchio, trofeo guadagnato di bronzo. Se passare attraverso gli anelli di bolla in bolla. Però lassù ci sta il traguardo. Che non mi sconfinfera. Però dove potrebbe essere il robottino che ci resta da prendere? Dannazione. Là l'ho presi. Qui da queste parti magari. Eccolo. Questa zona non l'ho minimamente visitata. Polpo segreto. Nessuno sospetta di niente. Ah, questo è tipo Octodad, come si chiama? Non ci ho mai giocato. Ok, possiamo andare. Prossimo livello, ma prima blocchiamo qualcos'altro di secondario. Tipo quello. Allora, abbiamo il seminavento oppure... Ma ragazzi, non si può giocare così. Con la scheda che si disattiva ogni 3 secondi. Ma perché fa così? Non riesco a capire quale sia il problema. Più che altro mi rovina l'esperienza, perché non vedo un cazzo di quello che succede quando si disattiva. Perché il gioco va avanti e io non vedo nulla. Cioè è proprio fastidioso, capito? Non so proprio più che fare per marginare questa cosa.
Morti di paura. Livello spooky? Siamo... siamo quasi ad Halloween, no? In realtà non siamo neanche a ottobre ancora. Cazzo lo prendo questo. Scusate, devo rispondere. Due secondi arrivo, amici, devo assentarmi proprio due minuti. Allora,
Come cazzo faccio a prenderlo? C'è qualcosa che non mi guarda. Mi mancava qualcosa. Aha, questo è quello che stoppa il tempo? Sì. Perfetto. Oh mio Dio. Mi sa che da là si va avanti però, sai? Mi sa proprio di sì. Maschio alfa. Qualche lezione di piano non gli farebbe male. E Barry! Barry Wheeler! No, sì, Barry Wheeler. Barry Wheeler no, che cazzo dico. Come si chiama? Barry Barton, forse. Barry Wheeler. Va bene. Come stiamo messi? Ok. Aspetta lì, mi sono perso questo. Devo fare molta attenzione perché potrebbero esserci pezzi di livello nascosti. Ma non mi pare però. Aiuto, aiuto. Thank you.
come cazzo? Ma sì, ma ogni volta che muoio fa sta cosa. Are you fucking kidding me? Ogni volta che carica, ogni volta che c'è un caricamento fa sta roba qua. Ma vaffanculo, va. Ok, buono. Ma sono proprio scemo, sono stupido. Ma che cazzo? E come lo supero quello? Incredibile, tutti i caricamenti. Incredibile. No, è impossibile. Al contrario così è impossibile. Deve essere un altro modo. Ah beh, coglione. C'ho il potere apposta. Questo perché sono infastidito, quindi non ci penso. Thank you.
Oh mio Dio. Jill Valentine. Femmina alfa, l'esperta scassinatrice. Ah, ma certo, ecco perché maschio alfa e la femmina alfa, perché sono della squadra alfa. Va a cagare, va. Va a cagare. Morire è fastidioso. Mi manca solo un pezzetto di puzzle. Direi che ci siamo. Oh mio Dio. Eccolo là, il pezzo di puzzle. Ma perché? Perché non ha saltato? Scusami. Qual è il motivo? Ok, ci posso arrivare. Ok, non ci sono arrivato. No, decisamente. L'importante è che l'ho preso. L'importante è che l'ho preso. Perfetto. Mo possiamo anche finire il livello, per quanto mi riguarda. Cazzo! È difficile, eh? La questione è abbastanza complessa, devo dire. Complesso ma fattibile. Ok.
Ale. Che figlio della merda. Tutti i caricamenti fa così, per qualche motivo. Sono i caricamenti il problema. Ogni volta che carica il gioco si fotte. Disattiva la scheda d'acquisizione per qualche motivo. Sarebbe interessante capire il perché lo fa. Ok, prossimo. Chi semina vento? C'è pure il livello bonus. Your name. Là sopra? In modo da arrivarci. Aspetta, qui c'è un potere. Oh, ma il robottone è tornato. Grande robottone. Sì che c'è modo da arrivarci lì. Your name. E che... E quindi? Devo liberarlo tutto. Che stracazzo devo fare? Scusate il francesismo. Ragazzi, questo a qualcosa deve servire.
proprio non ho capito. Your name. No, cioè qua è proprio tanto evidente. Qui c'è qualcosa da fare. Non ha senso altrimenti fa sta roba. Aspetta un po'. Devo correre? Sta tipo indicando questa direzione. Vedi, qua è acceso. Perché qua è acceso? Ah! Ah, questo è il livello bonus. Fanculo tutto sto casino. Però almeno lo sappiamo. Ciao prof, buon pomeriggio. Buon pomeriggio prof. Almeno lo sappiamo. Allora, devo gonfiare questo. Mannaggia il Kaiser, mannaggia. Ok. Molto carino. No. Your name? Oh mamma mia. Mi sono perso un robottino, lo sapevo. Mannaggia la miseria, ladra. Non posso più tornare indietro. Cazzo. Se muoio, riparto comunque da qua, vero? Beh.
E quindi? Quindi si ricomincia. Quindi si ricomincia, baby. Tocca capindo sta. Allora, io non credo sia qui. Noi controlliamo tutto, non si sa mai. Qua non mi pare sinceramente di vedere nulla di particolare. Dovrebbe essere qui. No. No, ma qui non c'è niente. Però... Eh no, c'è qualcosa che non quadra però. Eh no, sono di nuovo qui, sono uno stupido. Ma perdonami, dove cazzo era? Ah, mi sta nervosendo. Devo iniziare da capo di nuovo. Eccolo lì, figlio di puttana. Ti ho visto. Bastardissimo. Sta sopra la testa del gigante, eccolo là. Come ho fatto a non vederlo? Clonoa. Viaggiatore dei sogni. Parla un perfetto fantomiliano.
Adesso possiamo andare avanti. Allora. Giovane vacanziere, ricorda ancora l'estate del 75. Non so chi sia. Giovane vacanziere. Oh. Come va, fiorellino? Che mi regali? Delle monete? Ben gentile. Cosa c'è là? Ah no, è lui che canticchia. Sembrava di aver visto qualcos'altro. Aha! Santo cielo! Sto perché ho la mania che devo prendere tutte le monete. Non si è disattivata la scheda grafica. Che è successo? Cioè, la scheda video. Che è successo? Incredibile. Stiamo migliorando. Your name. Ci sono altri segreti? No, secondo me no. Devo soffiare, devo soffiare. Si è disattivata. So che dire, veramente. È morto proprio? Mi sono completamente perso tutto quello che è successo nel mentre. Che cazzo però, ma se poi gioca così? Che errore. Che cazzo però, eh. A me sta cosa che si disattiva mi dà
mi fa venire i nervi. Mi sa che, cioè, se continua così evito di streamare con la scheda d'acquisizione. Però vorrei capire se è un problema della scheda o se è un problema... un problema della scheda o se è un problema del gioco. Dovrei informare. Non so bene come. Impossibile sta cosa. Però mi sto innervosendo tantissimo. Porco. Porco. Questo figlio della merda mi vuole far cadere. E mi sono perso un pezzo di puzzle. Mannaggia al cazzo. E niente, questo è perso come al solito. Quindi mi toccherà a riniziare per forza di cose il livello. Anche perché indietro qua non si può tornare. Non credo ci sia modo. Potrei provare ad arrivare là sull'ala del pinguino. Vediamo. Vediamo se è fattibile. Ma forse sì, sai. Se prendo bene il tempo, forse riusciamo ad arrivarci. Però ho sbagliato. Devo prima saltare. Però ce la si può fare. Devo saltare tipo adesso. Cazzo. Niente. Prima. Ok. Sicuramente me lo sono perso qua da qualche parte. Prima non credo. Il problema è capire dove. Eccolo. Guarda là sopra. Sta là sopra. Devo salire sulla nuvola. Devo stare anche attento a non morire, perché se poco crepo devo rifarmi il pinguino. E non sarebbe proprio il massimo. Cazzo. A posto. Le ultime parole famose. E la nuvola è stronza però, La nuvola è bella stronza. Ah, però aspetta, riparto da qua, ottimo. Stai zitta, nuvola. Puoi evitare? Come cazzo? La nuvola mi spara. Ah, aspetta, ho capito. Sì, allora l'idea è corretta. Ma devo saltare. Ma... no, aspetta. Ragazzo.
No. Mi sa che c'è un altro modo per arrivarci. Che è veramente troppo in alto lì. Sì, no, ci deve essere un altro modo. Non ha molto senso questa cosa, però. Non è veramente sensata, però per forza lì si... Ah, no, forse lì è il... Ah, merda, no, lì mi sa che è la fine del livello. E allora me lo sono perso chissà dove. E allora me lo sarò perso chissà dove, perché qua non c'è... Accidenti. Che palle, toccherà riniziare il livello. C'è poco da fare. Gira tutto intorno alla stanza. Fastidio. E là. Niente, manca solo quel pezzo di puzzle. Sono molto infastidito. Molto molto infastidito. Però vabbè, lo speedrunniamo. Vaffanculo. Che può fare. Il quesito è... Dove stracazzo sta il puzzle?
Sicuramente è dopo. Quindi qua in teoria ci posso andare. Lì non era. Lì c'era il robottino e niente. Puttana ladra, mi ha preso. Porca Eva. Se fosse qui, prima di soffiare, fermi tutti. Ah no, lì c'era il robottino. L'unica cosa che mi viene in mente è di provare a vedere. Di provare a vedere lì sul robot. Lì ci sono stato in realtà, non c'era niente. Però sulla capoccia non ci sono andato. Ti proviamo. Tentare non nuoce. Qui c'era il robottino. Io non credo. Però affidiamoci al nostro amico Robots. Ah, vedi però. Qui non era, ma qui c'era un segreto. Ok, però non ho risolto un cazzo. Your name. No, ufficiale non è qui. Lì ci sono stato, sicuramente non è lì. E niente, proviamo di qua. No. Proviamo ad andare avanti, per forza. Non ho altra possibilità. Let's go. Ah, ma sto microfono che continua a colpirlo. Che fastidio oggi. Oggi tutto mi dà fastidio. Tutto. Tutto. Fanculo. È disattivato. Vedo qualcosa, ma che bel tempo o no? Mi pare più o meno tutto come prima. Sono di nuovo qui. Quindi non ho risolto niente. Pezzo di puzzle, non ho capito dove sta. Poi manca quello di mezzo, quindi.
Aspetta, Matty. Buona spesa. Grazie, Matt. Buona spesa. Un abbraccione fortissimo. Non ho risolto un cazzo, non ho risolto. Non ho... Continuo a non capire, devo ricominciare. Non sono riuscito a capire dove sta. Non ho risolto assolutamente nulla. Il primo pezzo di puzzle è qui. Devo trovarlo prima di arrivare alla parte lì dove mi si blocca tutto. Devo trovarlo prima in qualche modo. Sono quasi tentato di spendere 200 e prendermi il coso che mi mostra dove sta. Ma là sopra? Ci sono stato, mi sembra, vero? Sì, ci sono stato. Your name. Sopra la capoccia di questo ci sono stato. Questo è dietro, non credo. Sarebbe un po' un'infamatona. No, no. Dove cazzo è il pezzo di puzzle? Dove è? Qua non c'è. Sono abbastanza sicuro che qua non ci sia. Non lo vedo da nessuna parte. Quindi deve essere per forza. Ma questo si taglia.
questo si taglia. Aspetta allora. Ah, eccolo qui. Bastardo maledetto. T'ho scioccato. Ok, completiamo il livello e poi mi faccio... E poi andiamo su a quello bonus. Speedrun. E si blocca tutto. Perde proprio il segnale. Your name. Io non so che succede, prof. Mi si disattiva la scheda d'acquisizione. Ok. Mi si disattiva quando ci sono i caricamenti la scheda d'acquisizione, guarda. Ecco, si è disattivata. Poi mi si riattiva. E poi si è riattivata. E non capisco perché. Non sono riuscito, non riesco a capire quale cazzo sia il motivo. Mi dà un fastidio questa cosa. Lo fa anche quando muoio, ma non sempre. Ah, vediamo se mi ricordo dove Dick sta il livello bonus. Ma sai che ti dico? Prova a cercare, eh. Mo' troviamo il livello bonus e poi voglio provare a cercare su internet come mai. Se qualcuno ha idea di questa cosa. Ma mi puzza perché l'ho sempre usata fino ad oggi per streamare sta cazzo di scheda d'acquisizione che è anche nuova. E non mi ha mai dato questo problema. Aveva iniziato a darmelo quella vecchia che usavo prima. Che poi ho cambiato. Che era quella che mi aveva regalato Martina ormai anni fa. Però quella stava cessando di funzionare. Mi sa che è là a livello bonus.
si è disattivata. Si è disattivata. Si è riattivata. Ora provo a cercare un attimo. Allora, devo vedere un attimo come si chiama la mia scheda d'acquisizione, però. Allora, si chiama Avermedia GC513. Vediamo un po'. Avermedia GC513. Allora, cosa posso cercare? PS5. Si spegne. Si spegne. Si sprofonda. Non c'entro un cazzo. Ma la gente si lamenta perché la PlayStation 5 si spegne da sola. Ma non è questo il problema. Allora, ho preso la scheda qualche mese fa, ma ho iniziato a usarla solo negli ultimi giorni, in streaming, che è registrazione in stream, l'Abs OBS, e il segnale si blocca dopo un tempo casuale. Non è il mio problema, però. Questo è un problema ancora più grave. Trovo nulla. Proviamo in inglese. Avermedia GC513. Come cazzo lo metto, però? Deactivate. Let un turn off VRR settings. H
HDCP va bene, questo l'abbiamo disconnesso. Turn off VRR setting, c'è scritto. Vediamo un po'. VRR lo disattiviamo. Ah, il variable refresh rate. Oddio, potrebbe essere, sai. E magari creava qualche conflitto. Proviamo. C'è un solo modo per scoprirlo. Giocare. Questa cosa risolvere c'è un modo molto semplice. Tanto adesso vediamo perché caricherà qualcosa. Ninja del terrore. Mo sicuramente caricherà roba, quindi. Devo spoilerarsi tutto il gioco guardando i video su YouTube anche. Oppure giocare senza streamare mai più. Che è un'altra soluzione. Proviamo a morire. Non si è disattivata. Proviamo a morire di nuovo. Proviamo a morire di nuovo. Non si è disattivata. Attenzione, potrebbe essere. Ma scusa, ma quando cazzo l'ho attivato? Sicuramente il variable refresh rate l'hanno messo. Mo te lo dico io. L'hanno sicuramente messo con qualche aggiornamento recente della play, del software, di sistema. Perché io non ho mai toccato nulla e prima non mi si creava mai questo problema. Quindi probabilmente l'hanno inserito, l'hanno introdotto attivato e questa cosa mi ha creato problemi. Grazie al cielo esiste internet, che dà una mano. C'è un dolore, prof, che non hai idea. Un male porco qui dietro. Spero di riuscire a dormire stanotte. Ah, ieri non sono proprio riuscito a dormire. Non capivo in che posizione dovessi mettermi. Mamma mia. Pensavo di poterlo prendere così. Ah, sono stupido. Dovevo tagliarle in modo da creare una scala. Sono un imbecille. E adesso? Ci arrivo? Sì, ci arrivo. Com'è l'audio, prof? Piccolo test dopo 2 ore e 09 di live. Ma è necessario. Com'è l'audio del gioco rispetto al mio microfono? Perché sto tenendo l'audio del gioco un po' più alto, ma ho alzato anche il microfono.
paura. È scemo? Bellissimi passaggi segreti. Chi è lui? Guerriero occidentale. Un pirata e un samurai? Forte. È il protagonista di Nioh? Spirito vendicativo. Non più un samurai. Ma come balla. Namo. Mi manca un solo personaggio. Adesso che non si blocca più, che non si disattiva la scheda video, tutta un'altra cosa però, eh? Molto meglio. Molto meglio. Allora. Uno. Due. Tre. 4, 5, 6 e 7. No! Perché è caduto quello? Pensavo che si disattivassero dopo un po'. Ma la Mimi mi sta chiamando, come mai? Amore! Amore! Pronto? Ciao? Io ti sento, tu mi senti? Ti sento. Sei in... Sei in live, eh? No, sono in live, che bello. Saluta, va bene, allora ti aspetto in live. Ok, a tra poco. Ah, tra poco, arrivederci. Allora, dicevamo, spadaccino demoniaco, ha raccolto il guanto di sfida contro l'esercito dei demoni. Questo è tutto, vero?
Eccola! La Mimi, buonasera, buonasera! Buonasera, Mimi! Casse di Buddy! Oggi sto streamando un po' più da professionista. Foto ricordo. Carini. Come li prendo quelli, scusami? Direi che ha senso. Cazzo! Qua è tosta, eh? Qua è tosta. Te credo che mi senti molto meglio col microfono giusto. Qua è difficile. Sì, ma io non vedo, cazzo, non vedo il mirino. Ma come minchia faccio a batterlo? Sta scherzando? Merda. Ma quello è veramente difficile da prendere, eh? Cazzo. No. Dai, ma è impossibile. Io non vedo niente. Pure tu hai mal di schiena? Ottimo. Siamo messi bene. Siamo veramente decrepiti. In teoria dovrebbe essere su... Oh, ce l'ho fatta, incredibile. Stavo dicendo, in teoria dovrebbe essere sufficiente mirare dove passa la testa, perché poi passa tutto il resto del corpo lì. Ce l'ho fatta. Ok. Veramente dei vecchi di merda. Porca miseria. Vale. Allora, belli di casa. Livello bonus l'abbiamo fatto. Possiamo continuare. Che ci manca? Il livello boss e basta prima del resto? Prima delle cose uber secondarie? Io direi, facciamo prima le cose uber secondarie. Intanto sblocchiamo il boss. Intanto qui ce n'è uno solo da prendere di amico Fritz. Se famo livelli bonus, facciamo del Renoce de Vole 4, va. Ciao Toka, buonasera! Come stai? Bentrovata. E la Madonna. E la Madonna.
Vinto? E questo è pericoloso. Come cazzo? Ah, ma sotto ci sono delle piattaforme. Allora, moderatamente bene, Toga, c'ho un mal di collo terrificante. Ti dico solo che... Che famo, ragazzi? Ce la potete fare. Perché non cadono? Ah no, non sono delle piattaforme quelle sotto. Non sono delle piattaforme. Mi sono accorto solo ora che c'hanno gli spunzoni. Lo prendo quello, scusami. Ma ragazzi, non ho... Aspetta, no. Qui c'è quello per rimbalzare, fermi tutti. Ok. Ale. Snowboarder, l'esatto opposto di uno scalatore. Questa è SSX, ok. Perché, Toga, domenica mi sono stirato dietro facendo un movimento sbagliato e poi però mi è passato. Non sentivo più nessun tipo di fastidio. Allora ho detto, al che, ieri, ho detto, sai che c'è, vado in palestra. E poi... mi si è infiammato. Ma ho già preso un antidolorifico oggi. Però vorrei evitare di prenderli continuamente. Mi fa veramente tanto male. Stasera prima di andare a letto, mi sa, un altro me lo prendo. Pixel scatenati 4. Più che altro per dormire. Che poi vabbè, più o meno riesco a gestirlo durante la giornata. Però la notte devo dormire. Figata. Dai, cazzo Piterino. Cazzo Piterino. Li voglio uccidere tutti. Non è necessario, ma li voglio uccidere tutti. È assolutamente fattibile, devo solo fare le cose con pazienza. Perché la pazienza è la virtù di sto cazzo proprio. Non so se ce l'ho il Brufen, sai. C'ho porca di una troia puttana. C'ho quell'antinfiammatorio che mi aveva dato mia madre per il dente l'altra volta. Che tra parentesi ancora non ho risolto. C'ho pure problemi col dente. Sono veramente un rottame di merda comunque. Ma senti, se li spacco da sotto funziona? Proviamo. Figli di puttana. Come è successa questa situazione? Scendi giù? Chi è questo? Autista malleabile. Sogna di diventare pilota di Gran Turismo. Gran Turismo, ma che gioco è? Puoi prendere una volta e basta. Ho capito, però mi scoccio. Amici belli, è il momento dei livelli difficili, cazzo. Ma quelli difficili difficili per davvero? Mica difficili per finta.
Quadrato perso nel vuoto. Let's go, guys. Ah, che male. Ah. Allora. Balzo del rimbalzo. Segui la luce. Chi è che è comparso? Facciamo seguire la luce. Che violezza. Eh sì, questi sono i livelli di quelli super difficili. Praticamente sono... Ogni mondo ha un livello basato sui simboli della play, no? Io ho già fatto triangolo, cerchio. Qui ci sta il quadrato, nel prossimo ci sarà la croce, immagino. Ma questi sono... Questi sono super difficili come livelli. Devo essere uber concentrato, calcola. Ma non è neanche... Non è neanche necessario prendere tutte le monete. Qui è proprio questione di... Di andare rapidi. Ok. Modella da corsa. Chiede un passaggio quando il tacco si stacca. Real Racing Roots 99. Ma che cazzo? Ma che giochi sono? Poi... Poi. Balzo del rimbalzo. Balzo del rimbalzo, mi ispira. Raiden e Big Boss li ho trovati in uno di questi livelli così. Non mi ero accorto fosse vetro. Devo dire la verità. Non ho capito se... Ah, che è vero. Devo farla bassa io, m'ero dimenticato. Vabbè. Sono un coglione. Mi sto deconcentrando.
Cazzo, quanto va rapido questo. Merda, c'ha gli spuntoni. Volevo fare la figata, invece mi ha gabbato. Poi la figata di questi livelli è che se muori devi rifarti tutto da capo completamente. Quindi qua è tutta skill proprio. Tendenzialmente se superi questi alle prime botte è perché sei super skillato tipo me. Che errore! Mi fa troppo male il collo per fare questi livelli. Perché mi muovo tutto. Madonna. Bestemmia. Bestemmia maschile, bestemmia femminile. Cazzo! Madonna di signore! Oh, gli altri li ho superati tutti alle prime botte, eh? Perché mi state facendo emozionare voi. Questa è la verità. Mi deconcentrate. Forse era meglio quando si bloccava. Oddio! Ma tu stai fuori. Nel culo proprio stai fuori, mamma mia. Ma è... Drago tatuato. Pugno d'acciaio, cuore d'oro. E... Come cazzo si chiama il protagonista di Yakuza? Splot. Splotted. Vabbè ragazzuoli, io penso che per oggi ci possiamo fermare qui. Abbiamo fatto un botto di livelli. Next time ci facciamo velocità verticale. Next time. Amici bellissimi, io con il mio mal di collo vi porgo i miei saluti. Fate i bravi, mi raccomando. Con Astrobot ci rivediamo prossimamente. Invece domani vi do appuntamento nel pomeriggio per proseguire e probabilmente finire Silent Hill prima dell'arrivo di Silent Hill 2, che segnerà l'inizio di una nuova serie. Va bene? Ragazzuoli, fate i bravi, ci si becca domani pomeriggio. Ciao belli! Buonanotte!